E iniziamo a fare l'ordine, che ci saluto a tutti, chiamata per il nome numero uno, Verica Lazzini, Carmine Inferni, a seguire se tenga pronta proprio Luca Schiauer, e quindi il primo passaggio della trattore. Ed ecco qua, il galoppo si sente ad arrivare da lontano, come primo cavaliere in questo Pavanon Blitz 2019. E abbiamo il primo tempo di riferimento, non ci sono penalità. Leo Cavallini chiude in 22-0-83. 22-0-83. A seguire il passaggio del giocatore, la prima batteria completa composta da 4 binomi. Ed ecco qua Luca Schiauer entrare nella splendida arena di Pavanon Blitz ed affrontare il percorso del Lemming. Secondo l'Aum per lui, avete visto il conseguente del Lemming che è andato a capire, diritto la tornata e andiamo a vedere il tempo. Ed è un 22-0-11. Il numero 3, Ivan Trippa, per il Giuseppe, a seguire che segnano pronti, Flora Rispetti, Gino Pigli e Claudio Domenella. Ed ecco la domanda, ma lui farà più parte per la sua gara. Andiamo a vedere il suo rivale, poi abbiamo andato, andiamo a vedere quello di giorno. Avanti Paloletti, non ci sono penalità, addirittura finale per lui, va a chiudere con il tempo di 21-916. Nuovo Mironi, poi si è capolotta Claudio Brunella con Peppi Monica, tempo da parte della prima appena vinto, nuovo 21-916 di Ivan Trippa. Ed ecco la preparata di Florence con Durstrance Kings. Ah, peccato c'è l'abbattimento sul primo palletto di testa e quindi dobbiamo segnare un overtime. Ed ecco qua, Dino Nomini che non ha parlato qual è il suo primo gol. Quindi nessuna penalità finora per lui, si era anche l'ultimo, ma è rimasto su, sarà di ritorno. E non ci sono penalità, andiamo a vedere la chiusura del tempo per Gino Vini e per un 21-411 servizio e quindi andiamo a chiamare il nome con te, Claudio Domenella, Peppi Monica, chiamato per lui, a seguire, passaggio del trattore. E via, andiamo a vedere Claudio Domenella e la sua parola, che è stata parte della mia appena vista, niente male da dire, 21-415 di Nonobili e Lumina da Barra. Intanto Claudio ha vinto la parola di ritorno, non ci sono penalità anche per lui, ma chiude la parola, il tempo è di 23-2-3-8. Il suo slalom buono della Valentino, non ci sono problemi per andare a chiudere la sua gara. Il tempo è 24-0-9. Per la palla di pizza e riempire anche la bocca, peccato davvero. Dobbiamo
purtroppo il dinero non lo time, e facciamo un altro applauso a Davide Bonino. Thank you.
secondo per William. Ed ecco trovare le parti, sono una maggioranza. Entrare nello slalom, purtroppo c'era l'abbandimento del terzo momento, niente da fare per William, facciamo un applauso di consolazione per lui, non dai purtroppo. A seguire che è passato il generatore, poi arriviamo alla 19, alla 22. Tutto il mondo per Lori Pallaviani. Pallavito. E nel parallelo la mamma loro sono nato con loro nel mix. Buona andata. Ed è buona sorpresa, andiamo a vedere il mio povero Rolik. Si chiude il 24-29. E quindi possiamo chiamare il binomio numero 19, Armand Anselm, Matt Hancock, cavaliere francese che è stato accompagnato qui a Capo Vince insieme alla corsa delle persone francese accompagnata quest'anno da anche i cavalieri che erano dalla distesa, dalla Ungheria. Intanto purtroppo Armand ha buttato il cavalletto, facciamo un applauso ad Armand Anselm, un applauso di consolazione, uno dopo uno online. Chiamato sociale per Giancarlo Zoccoli, Spotlight Nicker. A seguire si tenga pronta Erika Bramelli e poi Michele Lauria. Eccolo qua, Giancarlo Zoccoli, Spotlight Nicker. Andiamo a vedere il primo lato di lui. Buono, ritorno. Due ore sotto volte con il mazzo su, nessuna penalità, viene chiuso la sua gara, il tempo per Giancarlo è di 22-151, 22-151, chiuderà la batteria Michele Lauria. Ed è la famiglia Lauria, la famiglia Lauria, la famiglia Rosa. Ed è buono il primo palo, andiamo a vedere il ritorno, cosa va bene, e non ci sono penalità, chiude la sua gara con il tempo di 22-861-22, Oscar Rooster è il nome del cavallo. E che è quello che abbiamo preso gli anni per chiedere a lui, poi il marcatore continuò, subito dopo una battuta del generatore, per concludere questa gara. Il primo pallone è rimasto su, ma il terzo purtroppo è caduto e quindi è un all-time per Michele. Facciamo un applauso di consolazione anche a lui. E quindi l'ultimo battuta del generatore, l'ultimo binomio. Concluderà la gara di Polo Meglio del Regolo e vincerà la classifica Cucciola che diventerà l'ufficiale solo dopo la verifica dei nostri giudici. E intanto andiamo a vedere la gara di Antonio, l'attacchissimo con la prima battitura, l'entro del slalom. Buono, andiamo a vedere il colpo dopo lui. E non ci sono problemi a